Ciao ragazzi, oggi vi voglio presentare con questo video la risposta in frequenza delle Superux HD 685. Come vedete, è una risposta che ha sui bassi un qualcosa in più rispetto al resto delle frequenze, però è una risposta comunque precisa, cioè voluta, ben studiata, perché proprio a partire, diciamo, dai 250-300 Hz il nostro orecchio incomincia a sentire un po' meno rispetto al resto della banda, soprattutto quando si parla di banda media. Sui bassi è meno efficace, quindi Superlux, dando questo colpo, diciamo, di quei 12-13 decibel in più rispetto alla frequenza di riferimento, che è la frequenza dei 1000 Hz, riesce a ottenere una presenza maggiore di bassi e anche una maggiore profondità di essi. In gamma, diciamo, medio-bassa e media è comunque abbastanza lineare. Quasi una linea dritta fino ai 12.000 Hz circa, che si trovano qua in questa zona. E poi ecco, da notare questo picco negativo che si situa attorno ai 4.500 Hz. Un picco che diciamo che, se non equalizzato, fa sentire una preponderanza dei bassi, con anche magari qualche dettaglio in meno. Però se noi equalizziamo in maniera corretta attorno a questo buco, riusciamo a riottenere otteniamo una correzione che permette quindi di riottenere la linearità della cuffia e riottenere quindi anche molti dettagli in più. Mi verrebbe quasi da dire anche i micro dettagli delle cuffie chiuse. Quindi diciamo che non vogliono essere monitoring, quindi non vogliono avere della linearità perfetta il proprio focus, delle cuffie più basate per l'ascolto, per godere di quello che è nella post-produzione. Purtroppo dai 12.000 Hz sono abbastanza inefficaci, però per completare il discorso mi viene da dire che effettivamente anche cuffie da 150 euro, escludendone giusto un paio, si fermano più o meno tantissime a questa fatidica cifra dei 12.000 Hz. Alcune arrivano a 14-15.000, o poco oltre, è un taglio abbastanza tipico, diciamo, nella fascia di prezzo con cui vuole andare a concorrere. A parte questo, che si può tranquillamente equalizzare, diciamo che già di fabbrica sono delle buone cuffie. Quindi al prossimo video e ciao ciao.